Se il tuo problema è quello di passare velocemente video e foto fatte con il tuo drone su un qualsiasi altro dispositivo, oggi ti mostro questo oggettino semplice che ti semplificherà la vita. Ovviamente dopo la sigla. Ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul canale, io sono Alfredo, per chi non mi conosce sono un pilota di droni ed appassionato di tecnologia a 360 gradi. Oggi vi parlo di questo oggettino qui che ho scoperto un mesetto fa circa, si chiama CreateMate Card Reader ed è della PJI Tech, un'azienda che produce accessori per droni e per fotografi. Precisiamo subito che questo prodotto non mi è stato inviato, l'ho acquistato su Amazon, il prezzo ve lo svelo subito, non è basso, infatti lo trovate sui 45-50 euro. Però ragazzi, li vale tutti, già posso dirvelo adesso, che risolve un sacco di problemi. Prima di iniziare, però, vi chiedo di supportarmi in maniera del tutto gratuita, lasciando subito un bel like a questo video. Questo gesto vi sembrerà una cavolata, ma mi aiutate tantissimo. E detto questo, iniziamo. CreateMate Card Reader. Per chi mastica un po' di inglese, già il nome Card Reader vi fa capire che questo prodotto è un lettore di schede, ma non è solo questo. Infatti, facendo una leggera pressione qui, come potete vedere, esce fuori uno slot per schede e questa è la sua seconda funzione. Infatti possiamo inserire ben 1, 2, 3, 4 schede SD, 1, 2, 3, 4 schede micro SD e in più qui possiamo addirittura inserire due schede SIM, nello specifico due nano SIM. Infatti c'è anche in dotazione il classico attrezzino che utilizziamo per aprire lo slot del nostro smartphone dove andiamo appunto a inserire la scheda SIM. Questo prodotto è anche un lettore di schede, infatti può leggere sia schede SD che schede micro SD. E il bello, come potete vedere, è che non ha un alimentatore suo, ma si alimenta sfruttando l'energia che prende dal dispositivo al quale lo andiamo a collegare, sia esso uno smartphone, un Mac, un PC o anche, visto che siamo appassionati di droni, allo stesso DJI RC, come state vedendo ora dalle immagini. Infatti, in questo modo possiamo tranquillamente togliere la scheda dal nostro drone, inserirla nel CreateMate, collegarlo al DJI RC e rivedere a piena qualità le nostre riprese. Questo ovviamente serve soprattutto a chi con il drone ci lavora, o magari se state volando in un posto dove non ci potete tornare per ovvi motivi e magari dovete controllare se è il caso di fare la ripresa. Vi semplifica anche un'altra operazione per chi magari non è tanto pratico o comunque non vuole utilizzare la famosa funzione che c'è sui droni di ultima generazione, il quick transfer. È un metodo di trasferimento veloce e senza fili e senza collegamenti e questo metodo a volte non va a buon fine o in molti casi, visto le interferenze wifi, è molto lento. Se non sapete cos'è il quick transfer, comunque tranquilli perché ve l'ho spiegato in questo video che vi lascio qui in alto nella scheda. Con questo prodotto siete sicuri che fisicamente potete sia vedere i vostri video, le vostre foto e potete anche trasferirli. Siccome ha, come vedete adesso qui, questa presa USB Type-C 3.1, una delle ultime prese Type-C, mi pare uscite in commercio, quindi una delle più veloci che abbiamo a disposizione. Però ragazzi, siccome la presa utilizzata appunto la USB Type-C, non tutti i dispositivi sono compatibili. Così ovviamente i Mac che ce l'hanno, gli smartphone Android che ormai sono tutti con presa USB Type-C, che PC portatile sia fisso che di ultima generazione può avere già in dotazione questa presa, ma se non avete questo tipo di presa sul vostro computer, il vostro dispositivo, non vi preoccupate perché ho testato personalmente che potete utilizzare anche degli adattatori che ovviamente lì ci saranno però limitazioni di velocità nel trasferimento dati. Per semplificarvi comunque la vita, vi lascio sotto in descrizione i link di qualche adattatore che utilizzo io. Tutto questo concentrato di tecnologia in pochi centimetri, infatti, se andiamo a vedere, è anche più piccolo del nostro DJI Mini 3 Pro. Poi un'altra cosa, solitamente se dovevo portarmi più schede dietro per i miei dispositivi, devo utilizzare questi due prodotti qui. Infatti, vedete, questo è un porta schede, porta cavetti, come vedete le schede vanno inserite qui, ne posso mettere tantissime, però alla fine quante me ne servono realmente? Alla fine 3 o 4 bastano. In più, per trasferire foto e video, dovevo inserire scheda micro SD presa dal drone, cliccarla, inserirla qui e attaccare questo dispositivo anche al Mac, allo smartphone e via dicendo. Però un dispositivo così grande, non tutti i PC, le altre periferiche riescono ad alimentarlo. Invece adesso io ho tutto in questo affaretto qui. Ultima cosa che ci tengo a farvi notare, a parte l'estetica, vabbè, accattivante, ben curata di tutti i prodotti PJI Tech,
la struttura in gomma che serve per evitare in pratica che il prodotto si danneggi. Inoltre ha questo moschettone qui che mi permette di attaccarlo ovunque, alle chiavi, alla borsa fotografica, alla borsa del vostro drone, anche se internamente, come abbiamo visto, il corpo è in plastica. Se andiamo a togliere leggermente la gommatura, notiamo che il corpo è completamente in alluminio. Inoltre questa gommina qui che vedete qui all'apice permette un leggero isolamento da acqua e polvere, infatti il prodotto è certificato IP54. Ultima cosa non da sottovalutare è la velocità di trasferimento, infatti viene elogiata tra le caratteristiche tecniche di spicco. L'USB Type-C che abbiamo a bordo, come vi dicevo prima, è di ultima generazione, la 3.1, e da quanto c'è scritto permette un trasferimento di file alla velocità di 312 megabit al secondo. Vi mostro i risultati anche qui di un veloce test che ho fatto. Ho semplicemente preso lo stesso file dentro la mia scheda micro SD e l'ho prima trasferita sul mio Mac tramite l'utilizzo del mio lettore classico che utilizzo sempre, e poi ho fatto la stessa cosa sfruttando la presa USB Type-C del mio Mac e del card reader della PGI Tech. Come sempre, quando vi porto un prodotto qui sul canale andiamo a vedere le cose che sono andate bene e le cose che non vanno bene, quindi portabilità penso che sia un ok, prodotto 3-1 perché può fare più cose per me è ok, velocità di trasferimento ci siamo alla grande, qualità costruttiva per adesso ancora regge, quindi per me va bene. Non mi sono piaciute però due cose: il prezzo, ragazzi, perché costa 50 euro ed è un po' alto effettivamente, però mentre sto registrando il video c'è anche uno sconto del 10% e non so fino a quando durerà. E il sistema di apertura, o meglio quello di chiusura, infatti se nell'aprire facciamo velocemente, quando poi andiamo ad utilizzare il cavo USB Type-C, se non lo rimettiamo bene 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 qui dentro non si chiude, invece se siamo bravi, vedete che non ci sono problemi, spingete e rientra tutto al suo posto. Quindi mi raccomando, quando lo utilizzate dovete sempre rimettere il cavo proprio perfettamente attaccato alla struttura. Ah ragazzi, scusate poi, ma fra tutte queste informazioni mi ero scordato di dirvi anche una cosa importante. Guardate un po' qui le schede, anche se faccio così non si staccano in alcun modo. Beh ragazzi, io spero come al solito che questo video vi sia stato utile e che il prodotto che vi ho portato della PGI Tech vi sia piaciuto. Se così fosse, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per supportarmi in maniera del tutto gratuita. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo card reader della PGI Tech lasciando un bel commento qui sotto. Se vi piace questo prodotto lo potete acquistare su Amazon, vi lascio il link qui sotto in descrizione, il prezzo ormai lo sapete. Vi ricordo che se partite dal mio link per fare i vostri acquisti, o comunque se partite dal link che propongo quando vi porto un prodottino del genere, supportate il mio canale. Infine, se volete seguirmi anche sugli altri social mi fa piacere, perché mi trovate su Instagram come freddy-tech, dove pubblico le anticipazioni dei prodotti che poi magari vedete qui sul canale. Oppure se siete come me appassionati di droni e tecnologia, c'è il gruppo Facebook Freddy Tech Group, dove condividiamo foto e video fatte con i nostri droni e ci scambiamo una marea di opinioni e consigli sul mondo droni e sul mondo tech. Il video finisce qui e noi ci vediamo nel prossimo video, sempre qui su Freddy Tech. Ciao ragazzi! Ah, mi dimenticavo, se sei nuovo fai un giretto sul mio canale, magari potresti trovare qualcosa di interessante. Ciao!